ma ricordo per me, secondo te lo interpretate ogni giorno, ogni momento, per cui oggi lo stiamo consacrando, ma loro lo vivono così come gli amici e tutti quelli che hanno conosciuto. Io oggi vivo emozioni contrastanti, perché vivo la mancanza ancora di papà, ma ritorno a vivere la gioia del ciclismo, perché sono cresciuta con spaghetti con l'olio e gare, no? E pensavo a questa, la metafora della vita di mio padre è stata proprio la bici. La bici è costituita da rapporti, così mi dicono, e che ha costruito il mio papà sono stati rapporti utili ma intensi. La bici è fatica e il ciclista lo si vede nella testa, cuore. Davanti alla salita non molla e mio padre non ha mai mollato la presa, ma davanti alla fatica ha mostrato ancora di più di saper essere un uomo, un padre e un marito. La mia gioia più grande, la nostra gioia più grande è quello che dopo 5 anni dalla sua morte il suo ricordo continua ancora a fare tanto rumore e questo fa di lui realmente per me un eroe. E volevo semplicemente leggere uno scritto e ogni tanto mi diletto a farlo nei miei momenti di malinconia, ma per poter ancora una volta sentirmi figlia, perché è la cosa più grande che ha fatto mio padre. Quindi rubo proprio 2 minuti. Vorrei poggiare la mia mano sulla tua per capirne ancora la grandezza e accarezzare la tua pelle ruvida ma morbida, guardare dal vetro delle tue lenti quel mondo così pulito che solo i tuoi occhi riuscivano a vedere, ascoltare ogni battito di ali che la natura regala e meravigliarmi come solo tu sai fare per la bellezza di ogni forma di creatura vivente sulla terra. Vorrei possedere il tuo coraggio di chi andando avanti ha scalato a sapor di sudore, salite rapide, ripide e mari tempestuosi. Vorrei possedere la tua forza di lasciare andare chi ami e la tua saggezza di uomo attento e riflessivo. Vorrei correre con te tra una nuvola e l'altra e osservarti mentre attento ti curi la tua barba. Vorrei pedalare sopra la tua bici e andare veloce e sentire ancora una volta il battito del tuo cuore. Vorrei fermarmi lì, papà, accanto a te, per potermi sentire figlia, ancora sussurrare una volta. Ciao, papi. Adesso vi chiedo una cosa importante. Mi chiedo, intanto c'è la macchina e quindi vuol dire che hanno fatto il giro e hanno completato. E poi un fragoroso applauso per rompere un po' lo status della situazione. Signori, il minuto di silenzio. Grazie. C'è un luogo dove non ci sono differenze, c'è un luogo dove gli uomini diventano leggende e oggi ne stiamo raccontando una. Grazie ancora. Tornate agli organizzatori, è un bellissimo mazzo di fiori, complimenti. A chi lo dobbiamo consegnare? A Cinetano. Benissimo, quindi eccolo qui, fatevi una gran bella foto perché simbolo è un simbolo importante, i fotografi sono impegnati da questo lato. 25 giri, siamo pronti, l'auto c'è, quindi apritevi al centro e poi sarà gara, raga. Poi entriamo nel metodo, entriamo nel criterium. Quattro persone si sono messe a disposizione.